Sospensione temporanea dal Front National. È questo il destino di Jean-Marie Le Pen, deciso dall'organismo direttivo del partito che ha fondato e del quale era presidente onorario. Il politico, oggi 86enne, è in rotta di collisione con la presidente e la figlia Marine Le Pen. Continuerò a parlare liberamente a nome mio, cosa che dà fastidio a molte persone, ha detto ai cronisti il leader storico della formazione di estrema destra francese, che ha lasciato la riunione dell'organismo disciplinare del Front National prima del verdetto. La figlia aveva apertamente auspicato che il padre non parlasse più a nome del partito. Jean-Marie Le Pen, come sapete, è un mostro di teatralità. Lo avete visto sulla scena nei panni del torero, del boia di Béthune, commenta questo deputato del Front National. È un uomo che non cede. I guai in famiglia Le Pen sono nati dopo le note affermazioni antisemite di Jean-Marie, che aveva definito le camere a gas un dettaglio della storia. Tensioni palpabili il 1° maggio, quando l'anziano ex leader, non invitato, si è presentato alla festa del partito ricevendo applausi. Non sopporta che il Front National esista senza di lui, ha commentato la figlia Marine.